Requisiti troppo restrittivi e concorsi non accessibili a tutti. Sotto accusa finiscono i bandi di Attiva SPA per l'assunzione di nuovo personale che però escluderebbero tanti disoccupati dall'accesso ai concorsi indetti dalla società. E così, mentre oggi scadono i termini per accedere ad alcuni dei 15 concorsi in essere per individuare 37 lavoratori tra operatori ecologici e impiegati e altre scadenze sono prorogate al 1 aprile, il direttore generale di Attiva SPA, Massimo Del Bianco, risponde così alle polemiche, annunciando anche un nuovo concorso aperto a tutti. I requisiti che abbiamo utilizzato quest'anno sono gli stessi che abbiamo utilizzato nelle precedenti selezioni. Purtroppo noi abbiamo già avuto l'esperienza negativa di fare un concorso senza avere requisiti. In quel caso si sono presentate 7.000 persone. Abbiamo dovuto fare anche, diciamo, delle preselezioni, quindi riducendo il numero dei candidati. E abbiamo avuto poi nelle prove pratiche un risultato disastroso perché quelli che avevano superato, diciamo, le preselezioni non erano obiettivamente in grado di effettuare le operazioni tipiche dell'operatore ecologico. E chi dice che tanti disoccupati rimarranno fuori da questi concorsi? A breve faremo un bando per operatore primo B, e qui noi non metteremo esperienze pregresse e uscirà nelle prossime settimane. Per quanti posti in questo caso? Allora, noi i posti non li abbiamo definiti, ma ci servono le graduatorie da cui poi noi attingiamo in base alle necessità. Da una stima, considerando, diciamo, gli impianti che dovremo aprire, la nuova ricicleria, il centro di trasbordo, eccetera, sono circa una trentina quelli che dovremo assumere nel 2019.